Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi un video haul, ma un video haul, come possiamo chiamarlo? Video haul di bijou. Sono andata da Claire's e ho acquistato tante belle cosine perché ci scavano gli sconti, quindi i saldi. Ero andata a vedere per qualche sciocchezza così e poi stavano tutti scontati, però sopra stava un cartellino sopra scritto che se si prendeva 10 articoli si pagavano solo 10 euro. Io ho trovato un po' strano la cosa, 10 euro, 10 articoli, 5 euro. Comunque, poi ho chiamato la ragazza e la ragazza mi ha detto che gli articoli che stavano scontati fino a 5 euro passavano tutti a 1 euro, ma bisognava prenderne 10 di articoli. Quindi io sono andata un po', ci stavano un po' troppe cose, detto, boh, vediamo. Comunque, ho trovato delle belle cose e ve le faccio vedere. Quindi sono andata 2 volte, queste sono compere fatte 2 giorni diversi, e quindi vi voglio far vedere che cosa ho preso. Allora, la prima volta, ecco, vedete, queste sono le borse di Claire's. Questa è una e questa è un'altra, era la prima volta. Questa è stata la prima volta che l'ho presa e questa è la seconda volta. Quindi ho 2 pacchettini Claire's e poi vi faccio vedere le altre cosine che ho preso con i saldi all'Auchan. Quindi cominciamo. Allora, il primo giorno che sono andata a vedere quindi i saldi Claire's, eccoli qua, Claire's. Ho preso questa bella busta piena piena. Ho preso queste belle cosine che veramente le ho trovate simpatiche e cosine proprio. Quindi cominciamo con la prima volta che ho acquistato i 10 articoli da Claire's. Quindi ecco, questo ci ecco, ho messo anche il bigliettino, lo scontrino. Ecco, allora lo scontrino adesso vi faccio vedere. Semplice, ecco qua questo. Vedete? Stavano tutti articoli a 5 euro, a 2 euro, a 3 euro, vedete? E ho pagati 10 euro. Quindi tutti gli articoli fino a 5 euro passano tutti a 1 euro. Quindi 10 articoli, 10 euro. Allora, cominciamo. Allora, la prima cosa che ho preso è per la mia nipotina, questi stavano a 3 euro, stavano quindi delle barrettine per i capelli, vedete, sono questi orsacchiotti con gli occhietti, allora questo con gli occhietti chiusi, questo ecco con gli occhietti aperti e 2 barrettine semplici, senza niente. Quindi queste qua all'origine stavano 5,99 euro, poi le avevano messi a 3 euro, quindi a me è venuto a 1 euro, quindi tutti gli articoli sono così. Primo, poi sempre per i bijou alla mia nipotina, questi qua all'origine stavano 6,99 euro, l'avevano messo a 3 euro e io l'ho pagato 1 euro. 3 collanine per il mare, quindi potrà cambiare se ne rompe una. Voglio dire, ci sta, ce ne sono 3. Sono belle con questi cuoricini, tutta bella colorata, e quindi 1 euro. Poi, sempre per la nipotina, per la mia nipotina, quest'altro completino, collanina e braccialetto, vedete ci sta anche il papillon, la farfallina, ma ecco ci sono anche qua 2 medagline, ci sono gli occhietti, vedete come sono belle le perline, belle tutte che luccicano, quindi anche questi 1 euro. Vabbè, adesso lo sapete che 1 euro, non lo ripeto più. Poi ho preso questi orecchini 5 euro, all'origine stavano 14,99 euro, poi li avevano messo 5 euro e questi sono andati anche a 1 euro. Vedete come sono carine? Sono proprio carinissimi. Sono questi pendenti così, mi piacciono molto, quindi prima paio di orecchino, poi quest'altro paio di orecchini mi è piaciuto anche, vedete un po'. Per il mare sono belli questi belli vistosi, perché io in generale questi vistosi non li porto tanto, però per il mare, per la spiaggia, per fare le passeggiate la sera, quindi questi orecchini belli anni un po' 70,
mi piacciono e li ho presi. Quindi questi all'origine stavano 79, 7,99 euro, da 4 euro e alla fine 1 euro. Per dirvi il prezzo, quanto paghiamo, che è una cosa spaventosa. Io ho calcolato con mio marito, paghiamo forse il 95% di più di quello che loro forse pagano. E anche su 1 euro penso che guadagnano ancora. Quindi, piccola parentesi, chiudiamo parentesi perché è una cosa proprio. Ecco qua, quindi anche questi mi sono piaciuti molto. Vedete, sono belli di acciaio, sono belli. Faranno la loro figura, mi piacciono molto. Poi ho preso, allora, questi braccialetti, allora, sono bellissimi. Sono proprio di pietra, sono belli pesanti. Stavano 14,99 euro. Poi li hanno passati a 5 euro. E questi stanno anche nel, quindi ho pagato anche questo 1 euro. Vedete come sono carini? Le pietre sono belle di pietre, non sono di plastica. Ci sta questo, questa pietra in mezzo che è bellissima. Mi è piaciuta moltissimo, quindi ne ho trovati due e ne ho presi uno per me e uno forse per mia figlia, perché due, cioè, che devo fare con due, quindi ne ho presi due, sono veramente carinissimi, sono proprio di pietra, fanno rumore, il colore è un bel verde, vedete? Vedete come brillano? E in più questa pietra in mezzo fa veramente bella figura, vedete? Vedete un po'? Carino, molto molto bello questo braccialetto, quindi presi due braccialetti. Poi ho preso un altro paio di orecchini, questi l'avevano messi in soldi, con i saldi a 5 euro, all'origine stavano 12,99 euro, quindi bellissimi, proprio estivi, proprio bellissimi bellissimi, mi piacciono moltissimo questi, sono, non so come dirvi, sono un po', sono di ferro, di acciaio, non lo so, sentite, fanno rumore, ma sono, non sono pesanti pesanti, quindi questi per il mare proprio bellissimi. Ecco qua. Poi un altro paio di orecchini, e questi proprio sono semplici come piacciono a me, questi sono un po' più discreti, diciamo. E sono di pietra rosa, non so se vedete bene, vedete questo color rosa chiaro, e questi prima il prezzo proprio normale 7,99 euro, l'hanno messi a 3 e da 3 sono passati a 1, vedete 7,99 stavano 1 euro. E per finire, questi erano i primi, il primo giorno, ecco qua c'è anche, boh, stava un altro prezzo, non lo so dove, forse stava vicino a questo, ecco, questo stava 3 euro, questo non c'era l'etichetta, però la ragazza me l'ha passato comunque a 1 euro, e allora questo è proprio bello, è tutto, vedete come è bello lavorato, proprio bello pesantuccio, vedete com'è carino, è bellissimo, queste pietrine bianche, veramente. Da questa parte forse lo vedete meglio, ecco qua, è bello pesante, è di, boh, di acciaio, non lo so che cos'è, ma è veramente carinissimo, quindi tutti questi bijou per 10 euro, quindi questa è stata la prima spesa che ho fatto da Claire's. Poi sono tornata perché cercavo, non mi ricordo più, è una, non lo so che cosa volevo prendere, non mi ricordo più perché ero andata la seconda volta e ci stava ancora l'offerta. Ecco qua, ci stanno, hanno rimasto dentro ancora il bigliettino, il ticket. Ecco qua, 10 euro tutti i prodotti acquistati. Quindi, come vi faccio vedere anche questo. Quindi, salto un po' più su. Allora, la prima cosa che ho visto quando sono entrata, ho visto che l'offerta ci stava ancora e ho visto queste belle due parrucche. Vedete? È stupenda. Il colore è bellissimo. Stanno delle paillettes sui capelli. Questa all'origine stava 29,99 euro. Allora, io non l'ho aperta ancora perché non voglio rovinarla, perché questa servirà quando facciamo delle feste a tema. Ma è veramente bellissima. I capelli sono proprio sottili, non sono quelle parrucche che costano poco, diciamo. E ci sono i capelli dentro, vedete, di dorati, argentati. È veramente spettacolare, mi piace molto. Quindi,
preso questo. Ho chiesto alla signorina perché avevo chiesto alla ragazza perché qui sopra non c'era il prezzo. Vedete, qui non c'era il prezzo. E la ragazza l'ha passata alla cassa, ha detto sì, è lo stesso prezzo. Quindi ho preso questa che è bellissima. Mi vedo già con i capelli turchesi, bellissima. E poi ho trovata anche questa, quindi passavano a 2 euro e anche questa all'origine stava 29,99. Vedete un po', 29,99. Quindi una cosa proprio esagerata, da 30 euro. Normalmente, se era in tempo normale, l'avrei pagata 30 euro, quindi la mi è venuto 1 euro, voglio dire. E ho preso questa qui, vedete, un lato capelli neri, un lato capelli bianchi, qua sono, ma il bello è che con le luci spenti diventano fosforescenti. Quindi per Halloween penso che mi sbizzarrirò un po', ecco qua. Quindi anche questi sono passati 1 euro ogni parrucca. E poi mi mancavano 8 articoli e ho preso tutti orecchini. Adesso io li metto fuori perché se no. Quindi tutti questi orecchini ci saranno anche quelli che andrò a fare un po' di regalo quando vado in Italia, quindi i miei nipoti e mia sorella, poi vediamo chi li farò di regalo perché ne sono un po' troppi. Quindi ho preso un altro paio come il bianco che vi ho fatto vedere prima, vedete? Ho preso anche color verde. Vedete come. Ma sono veramente bellissimi, sono di. Vedete un po'? Bellissimo, questo l'estate è veramente per una meraviglia al mare. Quindi ho preso uno di questo, adesso non vi sto a ripetere i prezzi perché ormai avete capito. Verde, poi ho preso quest'altro che è questo anche uguale, stava 12,99 euro, non c'era il prezzo 2 euro, 3 euro, la ragazza l'ha passata alla cassa, ha detto che anche questo passava a 1 euro, quindi questi stavano 12,99 euro. E vedete come sono carini? Sono bellissimi. Sono con questo verde qua, vedete qua, un po' trasparente. Ecco qua. Sono veramente fantastici, mi piacciono molto molto molto. Quindi, che dire, veramente io sono rimasta proprio veramente con questi prezzi. Così ci sta il bottoncino qua e poi ci sta diciamo, il pendente. Quindi, secondo paio di orecchini, poi terzo paia perché ne ho presi 8, senza contare quelli che ho preso l'altro giorno. Questi altri, vedete un po'? Anche questi sono carinissimi. Vedete, un color verde acqua, così, vedete un po' turchese, un po' verde. Ecco qua. E mi piacciono molto anche questo bottone che va sopra come quell'altro, vedete? Solo che questo è tondo e questo è ovale. Quindi ho preso, ci stavano gli stessi, stavano la pietra qui sotto era sul rosa, ma io ho preferito sul verde perché con quello che devo mettermi questi si addicono meglio. Quindi anche questi. Quindi siamo al terzo paio, adesso andiamo al quarto paio di orecchini. Anche questi stavano all'origine 12,99. Erano stati messi a 5 e vedete come sono carini anche questi. Sono con queste pietre così tutte belle luccicose su un verde verde petrolio. Sono carinissimi, sono leggeri. Ecco qua. Anche questi mi piacciono moltissimo. Vedete, sono semplici dalla loro semplicità, anche se sono un po' complessi con questi tutti questi lavori, ma rimane comunque delicato il lavoro. Quindi l'orecchino è molto delicato e mi piace molto. Quindi da 12,99 euro. Vedete un po', è passato a 1 euro. Poi un altro paio, questo sono rimasta un po' più nel classico, ma questo forse è più per l'inverno, d'inverno, per mettere un maglioncino, ma anche l'estate però. Anche questi stavano 12,99, adesso li metto così, anche questi stavano 12,99, vi faccio vedere i primi prezzi. Li avevano messi a 5 e poi 1 euro. Vedete come sono carini? Sono belli pesantucci, non. Cioè, pesantucci perché ci sta, voglio dire, ci stanno, sono di pietre, non sono di plastica, però loro non sono pesanti. Vedete come stanno fatti bene? Vanno un po' sul rosa, bianco rosato. Adesso nel video non lo vedete chiaro, ma è questo beige con un po' di rosa leggero leggero. Quindi,
Anche questi sono molto molto belli. Vedo un po'. Belli lunghi. Quindi anche questi 1 euro. Poi passiamo a quest'altro paio. Eccoli qua. Vedete come sono carini? Sono proprio estivi con queste. Questi sono di plastica, sono queste piccole sfere di plastica così. Questo colore un po' sul rosa, sul verde, insomma, questi stavano all'origine 9,90. Ecco qua, 9,90 stavano, poi 4 e poi 1 euro. Quindi anche questo sono molto, anche questi sono carinissimi, mi piacciono molto. Avrò l'imbarazzo della scelta la sera quando andremo a passeggio. Poi, allora, quest'altro, aspettate un po' che li metto come si deve, perché sennò si rompono. Allora, quest'altro paio stava anche questo, 12,99, e gli orecchini sono questi, vedete? Sono bellissimi. Vedete un po'? Ci sta un degradé di blu scuro, blu e blu chiaro. Vedete come sono carini? Sono veramente belli. Quindi da 12,99 erano passati a 5 e poi a 1 euro. Ecco qua. Quindi bisogna comprare a fare acquisti quando ci sono i saldi, perché nel resto dell'anno ci facciamo proprio puntini puntini, ok? Non voglio essere volgare. E poi l'ultimo paia è questo. Allora, questi sono, sapete, sono gli acchiappa sogni, ecco qua. E ci sta questo rosa sotto. Per questo, quell'altro paio, questo qua, non l'ho preso sul rosa, perché sul rosa già ne avevo presi comunque uno, e questo qua è un po' rosato, ma appena appena. Però il rosa già l'avevo preso. Ed è così. Vedete come sono belle? Sono carini. Ecco. I sì, qui in Francia si dicono attrap rêve, quindi acchiappa sogni. Quindi, e questi sono gli ultimi. Quindi, ragazzi, avete visto tutti gli orecchini più le parrucche. Allora, solo quello che ho comprato ieri, gli orecchini, 8 paia di orecchini e le parrucche, abbiamo fatto il conto con mio marito. Ci stavano per 80 euro di orecchini e 60 di parrucche. Quindi, stavano la bellezza di 140 euro di orecchini e di parrucca, e in tutto quindi io ho pagato 10 euro. Voglio dire, ragazzi, ho fatto un'economia di 130 euro e non è niente, senza contare quelli che ho fatto l'altro giorno, che poi non sono andata a contare, ma più o meno stiamo là, perché tutti i braccialetti, vedete, questi stavano qua per esempio 14,99 euro, già ce ne sono due, già sono 30. Poi non lo so, questi quando stavano 12,99 e anche questi, insomma, se andiamo a calcolare, siamo là. Questi pure 14,99, vedete? Anche questi, voglio dire, ci sta per 100 euro di 100-130 euro di orecchine e braccialetti. Sono andata a pagare 100, quindi diciamo che più o meno stanno sui 300 euro di orecchini, perché se vado a contare bene. 150 con le parrucche, forse qua un po' di meno perché non ci sono le parrucche, ma insomma più o meno questi, già questi 15,90, già questi stanno 30 euro. Voglio dire, stiamo là, siamo anche come l'altro prezzo. Quindi voglio dire, su, io ho pagato 20 euro, invece di pagare mettiamo 250, ecco. Quindi voglio dire, è proprio una cosa esagerata. Perciò, ragazzi, il consiglio che posso darvi è fate gli acquisti quando ci sono i saldi, anche se non ne avete bisogno subito, non fa niente, metteteli da parte, conservateli e farete molte 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 economie. Io adesso faccio sempre così: prima compravo sempre senza vedere quando stavano i saldi, quando stavano gli sconti, niente. Adesso compro sempre quando ci sono i saldi e li prendo. Se ho bisogno, ho bisogno, se no me li metto da parte, l'occasione c'è sempre per metterli. Quindi un consiglio che vi do: fate gli acquisti veramente quando ci sono i saldi, tranne se dovete andare da qualche parte, un matrimonio, non lo so, qualche cosa che esce all'improvviso e che avete bisogno di un vestito, di qualche cosa che veramente avete bisogno, allora sì. Ma se no, veramente, se uno doveva comprare questo a prezzo pieno, voglio dire, è una cosa esagerata. Quindi, ragazzi, questo era il piccolo consiglio che volevo darvi.
Adesso, finto questo eclairs, adesso vi faccio vedere, molte di voi mi avete chiesto il nome della colla delle unghie, per le unghie che io utilizzo. Le ho tolte perché faccio riposare un po' prima di partire in vacanza. Faccio riposare un po' le unghie, non sono rovinate, le ho belle. Le ho fatte belle corte corte, vedete, non sono rovinate per niente. Adesso li lascio così fino a quando, prima di partire in vacanza, e prima di partire in vacanza li metterò. Quindi volevo farvi vedere la colla che io utilizzo. Allora, mi avete chiesto, molti di voi mi avete chiesto come si chiama, dove si trova il negozio. Allora, il nome è questo, Peggy Sage. Allora, lo lascio un po' così, vedete. Peggy Sage è un negozio, diciamo, che vendono prodotti professionali, quindi vendono per il trucco, vendono per le unghie, vendono per gli occhi, sopracciglia, eccetera, eccetera. Quindi sono prodotti professionali. Su internet, su Amazon, se non ci stanno da voi, su Amazon la trovate questa colla. L'ho già vista, lo stesso prezzo, non c'è differenza. Allora, io ogni volta normalmente prendo la colla, quella di 6 grammi, la piccolina, adesso ho dimenticato di prenderla, ma sta là, di 6 grammi. Ma questa volta non ne avevano più delle piccole, piccole, e ci stavano solo le grandi. L'ho pagato 13,80 euro, ma voglio dire, vedete, 13,80 euro. Ma conviene anche perché, quindi l'ho presa per farvi, insomma, l'ho presa, ecco questa più grande. Ma dentro ci sono 14 grammi e 17, vedete? E la piccolina invece fa 6 grammi. Quindi la piccola io la pago 7,20 euro perché è aumentata. 7,20 euro, 7,20 euro, mettiamo 14,40 euro e ci sono dentro solo 12 grammi. Qui ci sono 2 grammi in più e si paga, si economizza, si fa di economia 2 euro più o meno. Ecco qua. Questa è la colla, eccola qua, questa è la confezione grande, 13,80 euro, ma vi durerà moltissimo perché io la piccola mi dura come minimo 4-5 mesi, ma io le metto sempre. Se li mettete veramente ogni tanto, voglio dire, una colla così vi fate un anno e non si secca e ha il pennellino come uno smalto. Quindi, aspettate un po', adesso vado a prenderla così ve la faccio vedere. Rieccomi qua, ecco. Questa è quella che prendo io normalmente, quindi fa 6 grammi. Ecco qua, adesso non so se posso farvela vedere. Comunque fa 6, questa è di 6 grammi e non so se sta scritto qua, vediamo un po'. Sì, sta scritto sicuramente. Ecco qua, vedete. Questa contiene 6 grammi di colla e invece la bottiglia grande ci sono 14 grammi, ecco qua. Quindi vedete la differenza? Ho pagato 13,80 euro. Quindi, ragazzi, se volete prenderla, andate anche su Amazon, la trovate. E poi la ragazza mi ha messo anche due échantillon di crema anti-age. Ecco qua. Stata bravissima, mi ha messo anche questi échantillon. E questa è la spesuccia da Peggy Sage. E poi voglio farvi vedere che cosa ho acquistato a Auchan. Quindi ho preso due magliette per mio figlio, ecco qua, due débardeur, ecco qua. Stavano a 50%, 30 più 20 in cassa, quindi l'ho pagata 3 euro ogni maglietta. Sono belle, dei bei colori, ecco qua. Questi per mio figlio. Poi ho preso anche per mio figlio, sempre, questo sempre all'Auchan, io ho preso anche due costumi da bagno, questi così a short, e questi li ho pagati solo 3,99 euro, proprio pochissimo pochissimo. Sono veramente, mi piacciono molto, sono semplici. E poi ho preso un altro sempre a 3,99 euro, ecco qua, questo turchese. Ecco qua, perché a mio figlio no, le cose troppo troppo colorate, con gli imprimé, con i disegni, non gli piacciono, quindi gli piacciono le cose semplici e sobrie. E poi ho preso per me due magliette così per la casa, insomma, per queste, quando andiamo al mare, non per andare in giro, ma per la casa. Ho preso queste due magliette, anche queste passavano al 50%.
Quindi stavano 4,99 euro, quindi l'ho pagato 2,50 euro. Mi sono preso questa fluo, così bella, corta davanti e un po' lunga dietro. È bellissimo, un bel colore, questo è un colore che a me piace molto. Ne ho anche un'altra di parecchi anni fa che ho ancora, con le manichine corte, ma questa l'ho presa così per la casa, per quando stiamo in casa, vanno proprio benissimo. Ecco qua. Questa, e poi ho preso quest'altra che mi è piaciuta anche perché è bella un po' svasata. Ecco qua, anche questo stava 4,99 euro, anche questa è passata al 50%, è semplicissima per la casa, con mettere in casa con uno short, insomma, con un pantaloncino vanno benissimo. Ok ragazze, quindi questo è stato il video haul di oggi e speriamo che questo video vi sia piaciuto. E niente, se questo video vi è piaciuto, come al solito, mettete un pollice in su se vi va, condividete il mio video e noi ci vediamo alla prossima e vi mando un bacione grande grande e vi dico buona giornata. Ciao a tutti, bye!